Quest'anno, che siamo nella terza edizione, sono 23 microbirrifici provenienti da tutta Italia e ci hanno raggiunti anche birrifici dal Lazio. Nel concorso abbiamo avuto invece una partecipazione molto più numerosa di 46 microbirrifici con 160 campioni. Qualcuno alcuni giorni fa mi ha chiesto se si vedevano delle flessioni. Al momento, per fortuna, flessioni non ce ne sono. C'è sempre più attenzione, anche perché i giovani ricercano un gusto più particolare, un gusto più diversificato rispetto alla birra industriale, che è standardizzato come gusto. Un consiglio è di fare birre semplici, birre perfette, birre sane. Io posso dire, durante il concorso abbiamo visto la crescita della qualità della birra, ma non siamo ancora a livelli perfetti ed è per questo che dico c'è ancora margine di miglioramento. Questa è una novità molto interessante, anche perché io ho sempre ribadito il fatto che l'abbinamento cibo-birra sia molto più versatile che non cibo-vino. Tendo a premettere che sono sommelier ice, quindi mi occupo anche di vino. Però con la birra abbiamo molta più facilità di abbinamento, abbiamo un ventaglio di gusti molto più variegati dove riusciamo a giocare meglio col cibo.